siamo di nuovo ecco, alla adesso Merina. La musica che vi dicevo, meraviglioso questo esercizio. Ci ha fatto volare. Sì, ci ha caspita. Fatto veramente, veramente brava, veramente brava. Io spero che adesso la regia ci riproponga qualche rallenti di qualche maestria, perché appunto sarebbe, è bello vedere, a volte è talmente veloce, talmente spettacolare che ci si perde anche, dici, ma come ha fatto a farlo? Perché giustamente l'alto livello, l'alta preparazione di queste ginnaste è veramente una cosa da far rimanere a bocca aperta, Davide. Anche un addetto ai lavori, non immagino un non addetto. Assolutamente. Poi le note, insomma, di volare, Modugno, l'italianità, l'Italia style ci fa sempre piacere. Ma abbiamo visto comunque quante... Ecco questa ripresa, ad esempio. Bellissimo qui. Sì, questo è. Abbiamo visto tante bandiere anche della Russia. Ci sono molti appassionati che sono venuti, ecco, qui a guardate, guardate questo, ad esempio. Quanto tempo la palla non viene presa in mano, cioè continuamente dai piedi alle ginocchia, alla schiena, subito rilanciata, cioè queste sono proprio cose che solo hanno una ginnasta un di questo, sì, di questo livello può eseguire, perché sono estremamente rischiose, poi tutto con un tempo, un ritmo ovviamente veloce, perché poi la musica va, l'esercizio non si deve fermare, e vorrei ricordare che anche un'interruzione nel ritmo dell'esercizio porta purtroppo a una penalità, quindi la ginnasta deve sempre essere continuativa nei suoi movimenti, non deve mai fermarsi, o comunque anche solo cambiare direzione in maniera brusca o ingiustificata porta anche questo a una penalità. Adesso la vediamo con la sua allenatrice di entrambe le gemelle, che è sempre con loro. Bello vedere quando c'è un legame di fiducia, di stima e di amicizia tra l'allenatrice e la ginnasta, oltre che di rispetto per prima cosa, ovviamente. Vediamo il punteggio adesso. Poi siamo, ecco, questa bellissima ripresa. Siamo in trepidante attesa anche per la nostra, esatto, Alessandra, esatto. Agiugiugulete, 18-3-50, insomma. Beh, direi 9-7 di difficoltà, 8.